buongiorno, good morning. Buongiorno. Allora, urine fatte di Emma. In questi vlog parliamo di cacca o parliamo di urine. Fantastico. Antonio è andato a portarle, quindi al centro analisi, speriamo bene, perché erano poche, perché la signorina alle 4 ha avuto la felice idea di farsi la pipì nel letto e quindi stamattina erano poche. Ma lascialo stare. Vabbè, intanto le abbiamo portate, vediamo un po', e comunque mezza cosa lì, mezzo flaconcino là. Un casino, raga, per far fare la pipì ai bambini dentro a quel coso, ho dovuto travasare, vabbè, speriamo bene. O mi esce un batterio che non, secondo me 3000 batteri escono dalle urine, va bene. Emma, lascialo stare. Emma, lo sta un attimo uccidendo col ciuccio, niente di che. E nulla, io adesso lavando i piatti perché poi voglio fare il bagnetto a Brando. Ci aggiorniamo dopo. Non ho capito, cosa vuoi? Voglio il latte con i biscotti, con la canetta e il cucchiaio. Niente più? Vuoi pure un cameriere? No, no, il cameriere no, no, no. E dammi un bacio? Di più? Scusa, dai bacetto. Sicuro che vuoi regalino tu? E però chiudi gli occhi. C'è una sorpresa. Guarda qua. Come si dice? Grazie. Prego. Speriamo che ti piace. Piano piano, si rompe? Più o meno, aspetta. Potrebbe romperlo. Dai, piano piano. Ah, pensavo che era il tamburo. No. Madonna, quanto è bella! Ti piace? È bellissima. Una borsettina, così puoi mettere tutte le cose quando esci. Ma è bellissima, mo. Questa è fatta a mano, lo sai? Madonna. Eh sì. Ecco qua, quella è da buttare, dammi. Metti tutte le cosine tue, vai. Wow. Per le principesse. Buongiorno ragazze e ragazzi, ieri sera non ho più poi registrato, ieri pomeriggio, insomma, non mi ricordo manco più l'ultima clip che ho fatto perché si è scaricato il telefono, l'ho messo a caricare e poi dopo non ho più registrato, no. Mascara. E oggi mio fratello va via, quindi è un po' triste e io adesso tra un'oretta mi preparo così e vado, così sto un altro pochino con lui. Emma ha dormito dai nonni, quindi la vado a recuperare, insomma, e basta. Poi oggi pomeriggio, come vi ho già detto, alla pediatra, perché devo andare a ritirare il certificato. Poi ne parleremo oggi direttamente. Brando sta dormendo, si è appena addormentato perché ha mangiato e ora dorme. E nulla, ci aggiorniamo dopo. Allora, stiamo andando. È arrivato il giorno, insomma, raga, si sapeva. Quando è arrivato tutto bello, la gioia, e adesso tristezza infinita. E tu? E tu che fai tu, amore mio? Chi c'è? Chi c'è? Andiamo dai nonni? Sì? Mamma, non essere volgare. Mamma, questi cosi della che è voluto? Mamma! Vabbè, non è come lei voleva la Kenwood, stiamo parlando di una planetaria. È arrivata la matrice, è arrivata la planetaria. È arrivata la rotina. No, però è bella, a noi piace. Diciamo che uno si accontenta. Diciamo che uno si accontenta in alternativa a una planetaria di lusso, insomma. Ma non ti accontenti? Ma non ti regalo più niente! No, mi piace, grazie! Però invece la Tinico? La Tinico è bella! Ma c'era un gelato comunque, facciamo il gelato sì, buono. Però la Tinico è spettacolare! L'impostazione scelta dalla maestra qua era bassa per fare. Michele, dove vai nudo? Ma allora, mia sorella si mette sempre col sedere azzeppato, qui il sedere azzeppava da altre parti. Aia! Bambina mia, è la bambina sì, poi contento. Vabbè, a dopo. Di zio, torna presto.
Di zio, torna presto. Vengo presto. Vengo presto. Vieni tu da me? Zio, torna presto. Ah, vieni tu da me? Dai bacetto allo zio. Buongiorno. Allora, un po'... scusate, ma sto un po' così, un po' giù di morale. Non giù di morale, però un po' stressata perché è un periodo un po' pesantuccio. Allora, ieri è partito mio fratello, pianti a gogo. E stamattina dobbiamo andare al comune per la carta d'identità di Brando e poi voglio andare a chiedere per fare la visita fisiatra privata, perché ovviamente aspettare l'ASL no, anche no, visto che ci mettono un po'. Allora vi spiego tutto. Quindi cosa si fa? Subito si va dalla pediatra e si fa fare la documentazione per la 104, la pensioncina, insomma tutta questa documentazione. Quindi affidatevi subito alla pediatra e dite che vi deve fare la documentazione per l'INPS. Ok, lei invierà la documentazione all'INPS e poi voi di conseguenza dovete andare al CAF con la documentazione in mano, quindi certificato di invalidità mi sembra che si chiama, quindi vi deve fare questo certificato e in più vi lascia la ricevuta che è scaricabile. Io ovviamente non sapevo tutte queste cose, ma appunto come ben sapete mi stanno aiutando a capire un po' ed entrare in questo mondo, perché nessuno ti dice niente, quindi bella come cosa. Fatta questa cosa, voi poi la pediatra vi rilascia questo certificato ovviamente a pagamento. Scusate, dicevo, quindi certificato a pagamento. Ok, fatto questo, poi andate al CAF. Il CAF automaticamente inoltre la domanda e poi dovete aspettare. Nel frattempo dovete comunque telefonare a un numero ASL, perché così poi vi chiamano, date tutti i dati della ricetta della visita neuropsichiatra, così poi nel frattempo vi chiamano, insomma. Questo è un po' l'iter da fare, ovviamente prendete tutto con le pinze perché io non mi so spiegare in modo eccellente, però questo è così. Io però stamattina voglio andare appunto a chiedere per la visita fisiatra privata, nel frattempo che mi chiamerà l'ASL, perché stando quasi in agosto... penso che per settembre se ne parla, quindi io nel frattempo voglio iniziare a lui la terapia, già la stiamo facendo a casa, quindi quello che mi ha detto il neuropsichiatra lo sto facendo giornalmente e lui sta migliorando già tantissimo, quindi penso che con qualche esercizio in più lui mi migliora e voglio fare questa cosa, insomma. Quindi ci aggiorniamo dopo e continuate a seguirmi anche sui social, perché su Instagram è lì che sto più attiva, lo so che molti di voi non ce l'hanno, però io questi video li registro e li metto dopo giorni, mentre su Instagram seguite passo passo giornalmente la mia vita, quindi per quello vi dico di seguirmi, non per altro, perché poi mi fate tante domande e lì è più facile comunicare con voi. Sto scendendo come una scimmia, non ho anche il tempo di pettinarmi stamattina, no vabbè, sto pettinando però. Buongiorno, allora oggi è venerdì 23. Giornata intensa, dobbiamo andare all'ASL e poi al CAF, insomma a fare un po' di cosine. Non vi ho più aggiornati. Allora, praticamente abbiamo fatto appunto, siamo andati prima dalla pediatra, per chi volesse sapere tutto l'iter da fare, si va prima dalla pediatra e si fa fare il certificato, dopo il certificato si va a consegnare la domandina al CAF. Questa è una prima cosa da fare, lo potete fare sin da subito se il bambino ha la sindrome di Down, quindi cioè è certificato, voglio dire, basta quello là dell'ospedale dove appunto vi indica che il bambino ha la sindrome di Down e potete farlo subito. Quindi non aspettate, perché ho letto molti di voi che addirittura dopo un anno, dopo due anni, perché non sapevano appunto di dover fare questo passaggio. Purtroppo i pediatri spesso non sono informati e quindi ti fanno attendere, ok? Quindi fate subito questa cosa, che si paga a un costo, penso che ogni pediatra faccia il suo costo, perché ho scoperto anche questo, che ognuno dice un prezzo, però vabbè, non voglio entrare in merito perché non è mia competenza, quindi a un costo lo pagate, poi andate al CAF a consegnare, questo poi ve lo dirò dopo perché non so dopo come funziona finché non vado al CAF.
Stamattina invece andiamo all'ASL perché devo parlare con una dottoressa per far fare la visita fisiatra a Brando, perché se non fa la visita fisiatra con l'ASL non può iniziare la fisioterapia con l'ASL, mentre privatamente la potrebbe già iniziare in realtà sempre facendo una visita fisiatra. Quindi per farvi proprio un riassunto breve, quindi adesso speriamo stamattina di riuscire a parlare con questa dottoressa e che mi inserisca appunto per fare la visita fisiatra. Tutto qui, questo è il succo. Ho trovato un buon centro che si occupa proprio di bambini, di neonati, e quindi sono molto contenta. Niente, questo è tutto. Io vi aggiorno più tardi perché adesso vado di corsa e poi ci sarà la grande novità nei prossimi giorni. Ovviamente la prima tappa dobbiamo andare a lasciare il monellino dalla nonna, è vero amore? Dalla nonna che ti sta aspettando. Ciao! Ciao! Ok, abbiamo lasciato Brando, adesso stiamo andando alla prima tappa all'ASL. Allora, abbiamo fatto, poi dopo vi racconto tutto con calma, adesso siamo fermati al bar perché il caffè dobbiamo tornare oggi e quindi ci stiamo per prendere un caffettino. Ecco qua, siamo dei nonni. Amore, ciao! Eccola qua la principessa di casa. Ma non mi è così caldo poi. Brando, non mettere il... Allora, siamo a casa, vi aggiorno, il 30 luglio abbiamo la visita fisiatra, ce l'abbiamo fatta, quindi sono troppo contenta. Oggi Antonio va al CAF a risolvere quell'altra situazione. Questa qui, c'è un po' di casino raga perché devo pulire, sono giornate un po' pesanti dove ci stiamo dividendo tutte queste cose da fare e anche altre di cui ve ne parlerò più avanti. Sono troppo contenta, mamma mia, non avete idea, quando mi ha dato l'appuntamento sono uscita di là proprio una felicità unica, perché non vedo l'ora che lui inizia le terapie, inizia a stare meglio, perché comunque la fisioterapia per lui è importante. E adesso ci manca solo una cosa fondamentale con l'ASL, è la visita neuropsichiatrica. E è quella adesso, domani mattina telefono. Scusate, Emma mi ha chiamato che sta facendo il pranzo intanto. Quindi questo è l'ultimo, vabbè, per ora, l'ultimo step di questa visita. Quindi domani mattina telefono e vediamo un po' che cosa mi dicono, poi vi faccio sapere ovviamente. Per tutte le mamme e papà che mi seguono, perché molti di voi mi hanno scritto, no, che non ha, magari i bambini non hanno 2 anni, non sapevano che si dovevano fare determinate cose quando nasce un bambino con la sindrome o comunque con patologie, perché purtroppo nessuno ti informa. Quindi se volete informazioni, se volete sapere, io sto imparando ora, già ve l'ho detto, non sapevo nulla. Quindi man mano, passo dopo passo, sto cercando di capire, di entrare in questo sistema. Oddio, scusate. Se volete qualche informazione, qualcosa, quello che vi posso dire, qualche consiglio, ben volentieri lo faccio, perché capisco che per chi entra in questo, purtroppo in questo mondo, non è semplice affrontare tutto, non è semplice né mentalmente né fisicamente, perché comunque ti stressi molto. Io sono giorni con mal di testa. È pesante perché comunque viene sottolineata la patologia di tuo figlio più e più volte, hai davanti persone magari delicate e persone non delicate, quindi bisogna veramente essere forti e determinati, andare lì con determinazione e dire: io oggi devo fare questa cosa, basta. Quindi mi raccomando, fate valere i diritti per voi e per i vostri figli, assolutamente. Non fatevi rimandare l'appuntamento, non fatevi rimandare perché loro proveranno a dirvi: no, sì, ma poi torni, piripipipa. No, me lo devi fare adesso perché mio figlio ha bisogno di terapia e me lo dovete fare ora, punto e basta. E niente, io comunque sono stata molto fortunata, lo voglio dire, perché ho trovato persone veramente in gamba, dolci, delicate, disponibili, quindi sono molto molto contenta di questo. E nulla, adesso andiamo a pranzare. Oggi abbiamo preso la mozzarella con il crudo. Ultimamente stiamo mangiando praticamente qua sempre panino, pizza, un po' di cose un po' troppo caloriche, però raga, quando torni tardi, stai stanco, stressato, allora quando fai tutte queste cose hai un po' di... cioè il tempo veramente limitato. E niente, ci aggiorniamo dopo.
Che stai combinando? Niente, io sto lavorando qua. Siamo in piscina, un po' a rilassarci. Emma, noi siamo in piscina a rilassarci, per modo di dire, perché lei fa la monellina, c'è un bel sole. Io sto nella piscina con te, lei qua. Amore, piano piano a mamma, Emma, Emma, come sei bella. Sei bella? Sì. Che ti devi prendere tu? Il succo. Oggi fa caldo. Allora, in teoria stiamo per darvi una notizia. In teoria, ma non bomba, possiamo. In teoria. Forse, se si scrive. Emma? Io sto tenendo. Diciamo la pratica, che la teoria ce l'abbiamo. Madonna, che caldo. Attendiamo, siamo davanti a un portone. Ci sono le persone. E vai, vai. Dai, dopo questa vai. Vai. Qui abbiamo fatto anche degli acquisti. Chiudi le gambe. Sorpresa riuscita. Sorpresa. Siamo partite. È la prima volta in questo ascensore qui. Bello però. Sì. Abbiamo comprato casa finalmente, adesso ve la facciamo vedere con calma. Stiamo salendo, quinto piano, siamo tornati ai vecchi tempi come prima, quinto piano. E nulla, solo che porta bene. Tra un po'. Siamo arrivati, vai Anna, esci. Destra o sinistra? Questa sì, aspettiamo per aprire. Aspettiamo che salgono. Stanno salendo Antonio e mia madre. Sei contenta? È stata una dura lotta, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo casa. Ovviamente con calma ve la faccio vedere. Adesso vi faccio intravedere qualcosina e poi... È ancora vuota, poi piano piano mettiamo sui mobili, capito? Che soddisfazione, è un primo passo. Che cosa c'è? La bulli ascensore. Oggi fa caldo, sarà pure l'agitazione. Ecco qua, chi è arrivato? La nonna. Che? Si stava già chiudendo. E mo non è che Antonio ha chiamato? No, sta chiudendo. Ah. Sta iniziando bene? È arrivato? È arrivato. No. Siamo pronti? Sono pronti, ma che non siamo... Ah, a te non ti posso riprendere, vabbè. Siamo pronti? No, non c'è niente, non c'è la luce. Eccoci qua. Sì. Sì. Ma non hanno tolto praticamente niente, eh? Non so se mi vedete, ecco così un pochettino. Io adesso vi auguro una dolce notte, è stata una giornata intensa perché tra stamattina ciao. Che... Ciao! Io sono tornata a casa mia. Tra stamattina che siamo andati all'ASL e mi hanno dato la visita, ero contentissima. Poi stasera la casa, abbiamo avuto le chiavi finalmente di casa nostra. Una giornata meravigliosa, insomma. E nulla, poi domani andiamo con calma, vi farò vedere tutto con calma. Ovviamente la casa è ancora da svuotare perché ci sono tutti i mobili della vecchia, diciamo, proprietaria. Amore, spostati un attimo. E quindi la casa è da svuotare, ci sono mobili, penso, da buttare, da regalare, insomma, adesso vediamo. Sì, amore, tutti abbiamo l'ombelico. E poi man mano vedrete i lavori, come l'arrediamo, insomma, ne vedremo delle belle nei prossimi tempi, faremo tutto con molta calma. E poi qui dobbiamo appunto inscatolare tutto, buttare, fare spazio, un macello, ma ce la faremo come sempre. E nulla, io vi auguro una dolce notte, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!